Orsettina entra in grande stile, guardate il mio tappeto rosso. Sonia, non è là per te, non ti montare la testa che sei scema. Guardate che scema, la gente la guarda, la prende per deficiente. Okay, adesso ha capito che non lo deve fare. Ciao a tutti Orsetti e benvenuti in questo nuovo daily vlog. Quanto è bello dirlo. Oggi ci troviamo qui al Palermo Comic Convention, ma in realtà oggi è ieri. Vi spiego subito cosa voglio dire. Avevo fatto un intro ieri, ma siccome io non so vloggare, mi tremava la mano ed è venuto tutto tipo traballante col morbo di Parkinson, per cui oggi devo rifare l'intro ed eccomi qui in questo bellissimo pannello alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Sto facendo tutta una apnea. Lo faccio. Stanno guardando, mi sento proprio... Sì, ci sentiamo un po' osservati. Vabbè. E quindi ragazzi, niente, praticamente stiamo per farvi vedere quello che succederà oggi e che è già successo ieri, però che comunque mi sto confondendo, quindi voi seguitemi e basta. Esatto. Oggi andremo alla scoperta di tante bellissime cose. Ci saranno fumetti, anime, manga, gente travestita da cartoni animati, insomma una cosa incredibile. Ma andiamo subito alla scoperta di questa meravigliosa giornata insieme qui al Comico. Pensavo stai dicendo insieme al vichingo. Che cos'è sto comico? Insieme a questo vichingo. Ragazzi, si sta schiattando di caldo e adesso so io cosa fare. Seguitemi. Vito ha trovato già un sistema per non sentire caldo. Si è attivato il condizionatore e si è seduto proprio davanti. Che schifo, Vito! Ma che vuoi dire che è schifo? Hai le ascelle pezzate! Facciamo vedere le ascelle. Sei bene, che guarda! E questa è l'area YouTube, guardate, qui faremo una bella conferenza. Sono Vito. Vito, non sei a un concerto, quindi torna da questo lato. Ragazzi, ci siete? Sì! È venuta a trovare di nuovo all'evento. Noemi, saluta. Ciao. Allora, visto che è stata così gentile, io ho un regalo per te. La maglia dello zucchero filatiere qua. Mi raccomando, seguitela, bacetto. Ma guarda come le sta bene. Mi raccomando, seguitela, Vichinghi Orsetti, la migliore fanpage in assoluto. Lui è Marco, salutiamo Marco. E lei è Alessia. Ciao. Una delle mie più care amiche, nonché sorella di Noemi. Ragazzi, c'è lo stand di Alice nel Paese delle Meraviglie, guardate che bello venire! Tagliatele la testa! Ah no, non è la regina di cuori. Andiamoci a prendere un bel tè col cappellaio. Alessia, beviamo sempre un tè ed è sempre l'ora del tè. Ci facciamo un cin cin con tè. Peccato che tè non ce ne sia. Vista. Ci sono i cannoni! I cannoni di cartone! Ragazzi, come non ricordarsi dei cannoni siciliani in Alice del Paese delle Meraviglie. Wow! Vuoi un tè? Stavo distruggendo tutto. Scusami Alice, ti stavo rompendo il servizio di porcellana di tua nonna dell'Ottocento. Guardate ragazzi, il binario 9 e 3 quarti. Io me ne vado ad Hogwarts, ciao! Sa che non ci vado quest'anno, il prossimo anno. Ok, mi sa che ti sei scassato il naso. Ah, veramente? Sto scherzando, scema, non è vero. Torniamo ad Hogwarts. E Vito è decisamente scioccato. È arrivato nel suo mondo. Siamo qui da Ollivander. Guardate che bello, cioè davvero bellissimo. E Vito è lì, incantato, imbambolato a guardare cosa può comprare. Effetti di magia, stregoneria nera. Cosa prenderai? Niente, perché costano un sacco di soldi. Sì, effettivamente 110 euro, 70 euro. Sì, direi che costano un bel po'. Ragazzi, e poi c'è Piton, è davvero lui. Professore, ma per avvelenare qualcuno, che pozione mi consiglia? Professor Piton, possiamo salutare gli iscritti? Io non conosco queste cose per fare. Grande! Se ne è andato con la tab! Ragazzi, ma che dite? Lo facciamo uno dei nostri esperimenti con queste pozioni? Sono delle vere pozioni magiche! Guardate che figata! Cioè, è incantevole tutto questo! Cioè, ragazzi,
ragazzi, veramente ci sono tutte le pozioni. E guardate qui, la cosa più spettacolare è il libro del principe mezzosangue. Cioè si può ammirare qui tutto quello che utilizzava Harry per fare le pozioni. Dov'è la pozione polisucco? Vorrei diventare Vito per un giorno. No, proprio Vito per un giorno. Non ti rischiare, proprio. Ragazzi, adesso ci faremo leggere il futuro, niente di meno che dalla professoressa Kuman. E qui siamo con Mirtilla malcontenta, che è sempre malcontenta. Mirtilla, sei sempre malcontenta? Sempre. Mirtilla, non fare così, dai, per favore, Mirtilla. Una soffiatina di naso. No, che ti fai soffiare con la cravatta? Che poi Mirtilla ti tormenta nei sogni. Mirtilla, un saluto agli iscritti. Ciao. Che entusiasmo però, grazie Mirtilla. Adesso tocca a noi. Siamo qui con la professoressa e adesso ci predirà il futuro. Io sono la professoressa Sibilla Kuman. Lei è pronta? Sì. Sì. Siamo prontissimi. Ampliate la mente e proiettiamoci verso il futuro. Io scelgo questa qui. Assaggeremo il tè della professoressa. È un tè magico. Uno, due e tre. Scambiatevi le tazze. Scambiamoci le tazze, dai. Cosa vede lei? Vedo un lupo. Io vedo una stella. Ma la stella era mia e il lupo era tuo. Oddio. Che cosa c'è che non fa? Questo non è un lupo. Questo è il grammo. Oddio. Mi dispiace, per lei non credo un minuto, molto difficile. Una speranza c'è. Grazie a lei, professoressa. Siamo nella camera dei segreti. Cioè, ragazzi, una cosa meravigliosa. Vito sta cercando di capire come entrarci. Intanto noi ci facciamo una panoramica. Ma lì guardate quanti bei stand, ragazzi. C'è da impazzire, hanno un sacco di cose super pucciose. Che adesso io mi andrò a spulciare tutte. Allora, ora vi faccio vedere le mie cose preferite. Sono cose fatte a mano col fimo, bellissime. Andiamole a vedere. Seguiamo questa scema di Sonia. Vito è diventato il mio cameraman, non è molto contento di... Ma ti rendi conto? Io abito bella vita, il mago zucchero filatiere, ti devo fare il cameraman a te. Guarda l'unicorno con la dab. Guarda qua. Cioè, raga, l'unicorno con la dab, ma che devo vedere più? Guardate qua, ragazzi, Toy Story. Che spettacolo, raga, questo è il mio preferito. Orsetti, ho trovato il mio mondo. Ci sono cose meravigliose. Guardate, tutte le pozioncine. Le potremmo fare anche noi. Tutte le principesse, Aurora, Elsa. Guardate qua le Pocahontas, il cappuccetto rosso. Tutto col fimo. Guardate quanti bei braccialetti. Guarda che contenta. Guarda lei. Guarda qui che armi che ci sono. Cioè, aspetta, ci ha riconosciuto una fan. Ci ha riconosciuto. Oddio. Guardate Sonia che si è incontrata con una fan. Ragazzi, abbiamo preso il bubble tea. Non l'avevamo mai assaggiato. E praticamente c'è un tè neutro con due gusti che ti scegli tu. Io ho messo lo sciroppo di lici, che è un frutto giapponese, è buonissimo. Le bubble che sono frizzanti. Queste bubble, queste qui, non lo so se si vedono bene. Guardate, mescolandole, ok? Queste palline invece sono al melograno. E quando le metti in bocca scoppiano. Quindi non vedo l'ora di provare questa diavoleria. Sono super frizzanti. Vai, assaggiamo. Come sono? Aspetta, devo beccare una pallina. Allora, il tè è buonissimo. Buone! Solo che scoppiano, ma comunque non sono frizzanti. Cioè, tipo, quelle che abbiamo preso noi sono dolcissime, donna, ti giuro. Dai, provalo tu. Vediamo? Hai beccata? Impressiona! Buonissima, bella consiglio. Bubble tea, per le tue palline di fiducia. Bene, ragazzi, qui vediamo le amiche di Sonia con la nostra Noemi e Sonia. Ragazzi, mangiare questo gelato sta diventando un'impresa impossibile perché c'è il vento che te lo spara in faccia. Ok. Vabbè, mangia, zitta, dai. Noemi livello pro, ragazzi, guardate. Grande, ha ucciso qualcuno col cioccolato. L'amico nostro invece vedo che va di dentatura. Infatti a momenti si staccava un dito. Basta, dai, lascialo. Non ti ha fatto nulla quel gelato. Gelato 1, Noemi 0. Vedere il nasino, no? È sporca di cioccolato. Ha litigato col cono, guardata. Vuoi dire qualcosa dopo questa sfida appassionante? Non mangerò più il gelato. Ok. Ragazzi, e poi abbiamo il sosia di Jon Snow. Guardatelo, cioè è identico. Siamo fratelli. Certo, l'inverno lo potresti fare arrivare davvero perché fa caldo. L'abbiamo portato ieri e non mi è piaciuto. Ah, ok. Io ho perso tutti i capelli, ancora mio fratello ce li ha. Mi sembra una cosa corretta. Ragazzi, qui dietro c'è il palco. Quindi adesso si va al ritmo di musica. Beh,
bene orsetti dopo che oggi vi abbiamo fatto vedere cose strapazzesche come manga, anime, gente vestita in maniera strambissima, conferenze nostre, mie di Vito Bellavita. Che dire, siamo giunti al termine di questa meravigliosa giornata.